Un'operazione antidroga delicata anche perché avete dovuto agire in un contesto dove erano presenti anche dei bambini, giusto? Sì, un contesto familiare, l'arrestato regolarmente abitava unitamente alla moglie e a tre bambini piccoli dai 4 ai 10 anni e infatti l'elemento particolare è proprio questo, che deteneva numerose armi, tra queste anche una pistola 7.65 con matricola brasa che custodiva in un marsupio alla portata anche dei bambini. E quindi diciamo nel complesso avete trovato, ecco, che cosa avete sequestrato nel corso dell'operazione? Abbiamo sequestrato 5 fucili provento di furto unitamente ad una pistola calibro 22, una pistola 7.65 con matricola brasa, circa 300 grammi di sostanze stupefacenti tipo marijuana, 100 grammi di cocaina e un altro centinaio di grammi di sostanza da taglio, quindi cocaina da tagliare, quindi da, insomma, idonea per produrre una discreta quantità di sostanze stupefacenti per lo spaccio. Stupefacenti che peraltro produceva anche, come dire, anche in casa, perché abbiamo anche sottoposto a sequestro un'intera serra che l'arrestato aveva nel garage e con tutto l'armamentario idoneo proprio per la produzione di sostanza stupefacente con ad esempio le lampade e il fertilizzante idoneo per una produzione migliore dello stupefacente.